Buon pomeriggio a tutti, carissimi amici. Siamo in diretta. Italia finalmente può chiamare Brasile. Con noi in diretta dal Brasile Marco Bigio e Jacqueline. Buongiorno Mariangela, Maria Rosaria, Daniele e tutti. Siamo in tanti in diretta in questo momento. Con noi, con Marco Bigio e Jacqueline che ci aggiorneranno con la temperatura frizzante propria del Brasile, che il Brasile sta vivendo in questi istanti. Dall'Italia abbiamo con noi Maria Rosaria che ci segue con tutti i social e ci aggiorna in tempo reale su tutto quello che voi, carissimi amici, ci invierete o con cui vi interfaccerete, ma con noi oggi ospite particolarissimo, speciale ed è una gioia averlo tra noi, Daniele Venturi, presidente dell'Associazione Nazionale di Papa Boys. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno anche agli amici che ci seguono da casa, dall'Italia e dal Brasile. Speriamo che questo segnale arrivi anche più in là, nei cuori. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi carissimi amici che ci state seguendo con questo che sarà un appuntamento quotidiano da oggi fino al 28. Vi aggiorneremo ogni volta con gli orari. Ricordiamo a tutti che fino al 27 l'orario consueto sarà sempre alle 15 per il 28, giorno speciale, orario speciale, ma ce lo diremo in corsa. Nel frattempo ricordiamo a tutti che questi sono giorni straordinari. Tutto il mondo si sta preparando a vivere la 28ª giornata mondiale della gioventù e il Papa in questo momento è in volo verso il Brasile. Ormai molto vicino, allora io direi che i primi a parlare vorremmo che fossero proprio i nostri inviati in Brasile per darci il calore che il Brasile in questo tempo sta vivendo. Credo che non ci sia parola più giusta di calore perché stiamo veramente morendo di caldo, Mariangela. Infatti qua a fianco c'è una cosa bianca, che volevo diciamo per la scenografia, ma è un frigorifero pieno di bevande fresche, quindi noi possiamo, abbiamo scelto questo posto per collegarci proprio per questa ragione. Allora, sì, è vero, comunque l'atmosfera ormai è frizzante in tutti i sensi, cioè, stiamo veramente godendo di un sole, di giornate bellissime, ma quello che sta cambiando a Rio, come dicevo negli ultimi giorni, è soprattutto il colore della città. Rio è una città grandissima, come anche San Paolo, dove sono stato fino a qualche giorno fa, è una città un po' grigia, una metropoli, no? Tra inquinamento, palazzi. In questi giorni si sta veramente colorando con tutti i colori dei pellegrini, degli zainetti e di tutto quello che è il kit del pellegrino. Non sentiamo Mariangela. Problemi tecnici come sempre, ma ci siamo, a questo punto credo che mi sentiate. Il calore del Brasile sta arrivando in Italia. Ricordiamo che oggi il Papa alle 8:24 è partito da Fiumicino e partendo ha mandato il suo tweet ai giovani presenti in Brasile. Sto arrivando in Brasile, cari giovani, scriveva, e il mio cuore è già colmo di gioia. Ovviamente i giovani non si lasciano desiderare e subito ritwittano: ti aspetteremo a braccia aperte, come il Cristo Redentore. Ecco allora, i giovani, il Papa, e allora direi che possiamo subito, almeno in questo primo momento, spostarci e dare voce a Daniele Venturi, ai Papa Boys. Vi sappiamo numerosi in tutto il mondo, ma credo che in questo momento siate più frizzanti che mai con il Brasile. Assolutamente. Allora, ci sono intanto tantissime persone in Brasile, non soltanto a Rio, però ci sono anche tanti cuori laggiù che magari sono rimasti in Italia. Il mio è uno dei primi, perché comunque il mio cuore in questo momento è già a Rio, batte con quello dei ragazzi del Brasile, di tutto il mondo, non soltanto di una categoria o di un'associazione, non sia mai. È proprio un momento della speranza, la speranza dell'umanità, dico sempre che i giovani sono.
e Papa Francesco va a portare, a riaccendere ulteriormente questa speranza, a portare quella croce che è poi il simbolo della vittoria che i giovani sono chiamati a riscoprire. E siamo sicuri, come sempre, che dopo ogni giornata mondiale dei giovani quella croce penetra forte all'interno dell'animo dei ragazzi, perché i giovani hanno bisogno di queste sfide grandi, di queste grandi proposte, non grandi di numeri, ma grandi di difficoltà, ma grandi di speranza e anche grandi di impegno. Aveva ragione Giovanni Paolo II, non si devono dare piccoli messaggi, bisogna fare proprio veramente ducchi in alto, un guardare verso il cielo, si trova la croce, ma si trovano anche i giovani, perché anche i giovani volano sempre alto. Bello. L'obiettivo specifico dell'associazione. Vabbè, la missione dei Papa Voice è, posso leggerti proprio un secondo, e così vi do anche una piccola notizia. Sta tornando in onda la versione 3.0. Dopo 11 anni di web, ritorna la versione 3.0, l'annuncio proprio oggi qui a Pop Up, su papavoice.org, non più .it, papavoice.organization, è in onda da qualche minuto, tra le altre cose. Chiedo scusa del telefono che suona, ma non l'ho spento. E c'è scritto Papa Voice, propositori missionari di parabole antiche e sempre nuove. Ecco, credo che i Papa Voice siano questi, siano dei piccoli e giovani missionari, non tutti giovani, il sottoscritto non è più giovane, anche dopo 10 anni non si è più giovani, però si è giovani nel cuore. E la missione invece dei ragazzi del Papa è quella, sì, di portare il magistero del Papa, però è quella di far conoscere Gesù, far conoscere Gesù ai giovani che ancora non l'hanno incontrato, è quella di andare a fare quel lavoro sporco delle periferie esistenziali del quale parla Papa Francesco, ma anche quel riconoscere Cristo al centro dei valori fondamentali dell'Europa, del quale parlava Benedetto XVI, oppure anche essere quel fuoco che va portato in tutto il mondo, e ci sollecitava Giovanni Paolo II riprendendo Santa Caterina. Quindi la missione dei Papa Boys è annunciare Gesù, è portare lui, rimettere lui al centro della vita quotidiana di ogni ragazzo, perché lui è il migliore amico, perché lui è la certezza più sicura che c'è, la fedeltà in persona, la gioia, la capacità di non arrendersi. E crediamo che questo Papa Francesco ce lo stia facendo respirare in ogni singolo istante, in ogni singolo momento. Un salto dall'Italia al Brasile. Giachelini, l'agenda, cosa ci aspetta? Cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni? Sappiamo che il Papa, non si lascerà mancare tutti gli imprevisti, ma sappiamo anche che ci sono agende ufficiali che gli saranno proposte, che lui ha approvato. E che certamente per noi diventano un punto forte per seguire poi tutti i suoi passi anche a distanza. Sì, ciao Mariangela, ciao a tutti che accompagnano, Bertolt Gauti. Oggi lunedì 22 di luglio arriva Papa Brasile alle 4 della sera qua in Brasile, o seja, 21 ore, 9 ore della notte della Italia. Papa arriva nell'aeroporto internazionale di Rio, si chiama Tom Jobim. Dopo arrivato all'aeroporto, prende un'automobile chiuso, fechato, e parte a cattedrale del Rio, che si chiama Nostra Senhora della Candelaria. Dopo arrivare lì, il Papa parte in Papa Mobile, una novità per noi, sappiamo anche a poca ora, che lui faccia un passeggio per la città, passando per il teatro municipale. Dopo, con il Papa Mobile, segue a sua residenza, che fica nella strada del Sumaré, qui in Rio, onde... Ah, scusate, ho pulato un passo. anche prima lui vai al Palazzo di Guanabara, onde recebe la boa-vindas del presidente del Brasile, Dilma Rousseff, do governador do Rio de Janeiro e também do prefeito, onde ali vai ser feita as boas-vindas para ele. Depois do palácio, sim, ao final da tarde aqui do Brasil, ele segue
para a residência na estrada de Sumaré. Uma particularidade do giorno de hoje, que inicia hoje, é uma exposição contando a história do jesuíta, né? Um particular que está no Colégio del Santo Inácio, no bairro de Botafogo, qua em Rio, e permanece até o giorno de 28, da 8 da mattina alle 8 da noite. Beh, un'agenda che diremmo molto ricca, molto impegnativa. Noi qualcosa riusciamo a sapere perché chiaramente in Italia i nostri canali di informazione ufficiale, dalla stampa alla televisione, alle tantissime fonti internet, però noi vorremmo sapere, a questo punto interpelliamo Marco, proprio perché sappiamo che lui tra mano ha i media brasiliani, giornali e in qualche modo la stampa, l'informazione, un Brasile che ha fatto fibrillare, no? Anche proprio per le manifestazioni che ci sono state pochissimo tempo fa. Però noi abbiamo sentore, almeno dai nostri media italiani e dagli scambi già con alcuni giovani online, che le cose questa volta sono un po' diverse. Cosa dicono i media, Marco? Sì, intanto io penso che bene o male sia un copione scritto in tutte le giornate mondiali della gioventù, sembra che qualcuno abbia già scritto come devono andare le cose nei media, perché ovviamente nelle settimane che precedono la GMG si parla poco di GMG, in questo caso specifico si è parlato sino a 2 settimane fa di Coppa del Mondo, i mondiali di calcio dell'anno prossimo e degli Olimpiadi, già nella città puoi vedere pubblicità degli Olimpiadi del 2016, quindi l'attenzione mediatica era spostata. Chiaramente con l'approssimarsi della GMG i media hanno cominciato a dedicare più pagine nei giornali, più minuti nelle televisioni e nelle radio, ma concentrandosi soprattutto sulla sicurezza del Papa, del Pontefice, non solo nella comunità di Virginia che è diciamo un punto sensibile per l'opinione pubblica e per le amministrazioni locali, ma in tutto il viaggio del Papa. Un cambiamento di rotta c'è stato 2 giorni fa, credo, quando i giornali hanno pubblicato la notizia del cambiamento di programma del Papa, della sua scelta di passare in Papa mobile con la macchina aperta, quindi alla faccia di tutta la sicurezza che giustamente il governo brasiliano lo Stato, soprattutto di Rio de Janeiro, sta organizzando, ma lui ha deciso di passare nelle strade con molta semplicità. Quindi questa cosa ha fatto un po' cambiare tutto il panorama mediatico. Io ho scelto 2 giornali qua, che sono almeno uno conosciuto sicuramente in Italia, che è Globo, che è del gruppo editoriale che ha anche la televisione, no? Oltre che altri mezzi di informazione. E Globo titola, e il Globo è un giornale diviso, composto da vari fascicoli, ecco, questo è il titolo di oggi, dice le strade del centro chiudono alle 15 per ricevere il Papa. 19 vie saranno interdette al traffico, il prefetto chiede agli abitanti di Rio di non prendere la macchina e poi riporta anche la richiesta del Papa di pregare, di rimanere in preghiera durante questa giornata. Dentro il giornale ovviamente il Papa arriva, mancano ancora qualche giornale, non certo si parla di Gesù Cristo in queste ore, no? I giornali si scatenano con i temi etici, quindi una pagina intera dedicata alle pressioni sul tema, che è un tema caldo qua in Brasile, dell'aborto. In Brasile l'aborto non è ancora legalizzato, non è legalizzato, e quindi c'è in atto una battaglia soprattutto molto pubblicitaria, con cartelloni pubblicitari nella città anche molto forti, e quindi ovviamente ci si chiede in che modo la visita del Papa influenzerà le decisioni della Presidente del Brasile, no? Che ha citato Jacqueline. Poi Globo dedica anche un fascicolo del giornale tutti i giorni, a partire da ieri, alla Giornata Mondiale della Gioventù. E qui apre con il panorama del palco che ospiterà la messa e la vigilia, la veglia con il Papa. E il titolo è molto interessante, Ricostruendo la fede, perché il palco ancora non è stato completato, no?
E allora qua il problema è, ci si chiede in che modo la visita di Papa Francesco e questo grande evento, che è un evento di fede, influenzerà, che esito avrà con la gioventù brasiliana. Quindi ci si chiede, dice, il Brasile, vi leggo un pezzettino, è ancora considerato il paese con il maggior numero di cattolici al mondo. Secondo Globo 123 milioni sono i cattolici, però dice che i cattolici sono in rapida discesa, stanno diminuendo, e neanche la visita di Giovanni Paolo II degli anni Ottanta ha cambiato questa tendenza. Quindi dice, non solo lo Stato di Rio de Janeiro, se i numeri hanno un senso, i cattolici sono al 45,81%, in continua in decrescita. Dice quindi, questo è un segnale per Papa Francesco e per la Chiesa Cattolica di quello che sta succedendo in tutto il Brasile, no? Quindi dice, Chiesa, sveglia. Dopodiché si va avanti con un'intervista al Monsignor, qua non si usa il termine Sua Eccellenza, Monsignor, sempre Don, anche per i cardinali, quindi Don Raimundo Damasceno, chi è il presidente della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani e anche arcivescovo di Aparecida, altro luogo che il Papa visiterà, e l'intervista ovviamente con tutte le domande, i temi sensibili, ecco, per esempio si chiede, tutti quanti qua dicono, il Papa parlerà il Papa di quelli che sono stati gli incidenti, le manifestazioni di protesta delle settimane scorse? Questa è una domanda ricorrente. E il Vescovo risponde, certamente il Papa conosce la realtà dell'America Latina, no? Quindi conosce molto bene questa realtà, sicuramente darà una parola che sarà una parola comunque di speranza, e inviterà i giovani alla loro responsabilità, un po' come ha fatto anche Benedetto XVI nel suo viaggio del 2007. Per concludere, grande spazio ovviamente alla città che si colora di pellegrini, non so se riesco a farvi vedere le immagini, quindi pellegrini che nell'attesa dell'arrivo del Papa vanno per le spiagge. Ieri era una giornata, cioè qua è inverno pieno, ma una giornata di estate, quindi sono andati alla spiaggia di Copacabana, qualcuno ha fatto il bagno, qualcuno è andato a Pange a Zucchero a visitare, no? E ultima cosa che credo sia importante dire, l'incontro, che anche questo non era previsto in agenda, di Papa Francesco con gli argentini, che stanno avendo non qualche problema a arrivare qui, non so se in Italia è arrivata la notizia, per il discorso del cambio della moneta, quindi tanti pellegrini arriveranno con molte difficoltà e il Papa li incontrerà in un luogo che il giornale definisce il Tempio della Samba, quindi dove i brasiliani ballano. È un posto che quando si cela il samba, il carnavale, le scuole del samba stanno lì per ensaiare tutte le fasi, le musiche, così un po' tanto grande per tutte le persone che vengono dall'Argentina. Beh, potremmo dire allora luogo simbolo. Marco, tu prima dicevi che i media si chiedono anche a colori forti, ma il Papa parlerà. Ci sembra di intuire che il Papa arrivi in Brasile sentendo questo carico e questa responsabilità. E ci sembra di poter dire questo proprio a partire da due interessanti e forti segnali che sta lanciando. Uno è la costante, continua richiesta di preghiera. Ci siamo stati informati sul suo recarsi, essere andato da Benedetto XVI, il Papa Emerito, proprio per chiedere preghiere per questa esperienza che, ricordiamo, è stato proprio Benedetto XVI a volere in Brasile. Dall'altra parte, il suo recarsi a Santa Maria Maggiore, anche qui un fuori programma, per sostare a lungo ai piedi della Vergine e chiedere e intercedere per questa esperienza di particolare grazia e forza. Ma ancora mi piace segnalare il telegramma che Sua Santità questa mattina alle ore 8:24, arrivando a Fiumicino, e ha poi di fatto fatto avere al Presidente della Repubblica Italiana, e salutando cordialmente lui, il popolo italiano, e
con auspici di serenità e fiducia nel futuro, ma sottolineava, scrivo questo nel momento in cui mi accingo a partire per il Brasile per incontrare i giovani provenienti da tutto il mondo e incoraggiarli a essere testimoni. Ecco, questa lucidità, questa forza straordinaria con cui il Papa in questo anno della fede, lo dobbiamo ricordare, continua a incontrare e sollecitare i giovani a prendere sul serio il messaggio di Cristo. Siamo ormai negli ultimi 5 minuti finali e io chiederei realmente a tutti, anche se come i nostri amici si saranno accorti, un po' di problemi di linea ci sono stati, ma le distanze sono anche enormi. Chiederei a Jacqueline, a Marco, a Daniele di dare propriamente un messaggio proprio di inizio, un messaggio augurio, un messaggio che sia proprio questa accoglienza che il Brasile riserva a tutti i giovani, sia i giovani che seguiranno gli eventi lì concretamente, fisicamente presenti in Brasile, sia quelli che li seguiranno dal web. Ma prima, così mentre loro pensano a questo, io proverei a dare voce a Maria Rosaria, che è con noi, che ci segue in tutti i problemi tecnici e ci aiuta in ogni momento, ma lei è colei segue in modo particolare e diretto i social, e quindi parola a lei proprio perché ci possa portare anche in questo altro mondo. Sì, per quanto riguarda i social abbiamo avuto un riscontro positivo soprattutto grazie alla la pagina Facebook, che forse è quella più facilmente fruibile. Abbiamo avuto molti consensi, ci sono alcuni post che sono stati particolarmente cliccati, come ad esempio la storia molto toccante di Chiara, e a cui abbiamo ricevuto delle risposte. Ad esempio c'è Maria che ci ha scritto che era una storia bellissima e che sulla bara al funerale è stata impressa la scritta collocazione provvisoria. Poi ci sono altri post che sono stati molto cliccati, a parte proprio quelli del Papa, che comunque è un po' il fulcro delle notizie della nostra pagina, ma anche degli articoli un po' più diciamo sfiziosi, come ad esempio quello che ricordava i piatti tipici, qualcosa di un po' più simpatico così. Infatti ad esempio Angela ci ha scritto che era molto interessante, era molto curiosa di conoscere questo tipo di, come i piatti tipici del posto e come si mangia nel luogo. Volevo anche ricordare che poco fa ho sentito il nostro responsabile web, diciamo, che ci ha detto che abbiamo avuto molti ingressi anche da dispositivi mobili, quindi il nostro sito è facilmente fruibile anche attraverso gli smartphone, quindi i tablet, quindi abbiamo ingressi anche da questi dispositivi. Benissimo. Quindi volevo ricordare soltanto al volo così la pagina, che è la pagina Facebook, che è Pop-Up, e se ci volete scrivere anche una testimonianza, una storia, qualunque cosa, potete scriverci sulla nostra email, che è info@popup.net. Benissimo, grazie mille Maria Rosaria, grazie per tutto il lavoro. E io chiederei a Jacqueline prima se ci vuole raggiungere proprio con questo messaggio veloce per i giovani, lei da brasiliana, per tutti i giovani che in queste ore, in questi giorni stanno arrivando in Brasile. Sì, la prima cosa è che sia benvenuto tutti le giovani che vengono per accompagnare questa GMG, che possa prima di qualcosa fare un'esperienza di Dio, né? Visitando la fede nella chiesa, nella partiglia della vita con tanti giovani che siano qui. Benvenuti a tutti, buon GMG. Grazie Jacqueline. Daniele, ci sei? Eccomi qua. Allora, il Santo Padre ha chiesto di preghiera, e noi stiamo continuando a scrivere a tutti quanti di accompagnare questi giorni con la preghiera. Vi propongo, visto che non l'abbiamo fatto prima, un Ave Maria tutti insieme, Italia Rio. Va bene, la diciamo subito?
Giusto per un problema tecnico, suggerirei, Daniele, la dice ad alta voce, tutti quanti noi ci uniamo, proclamando la voce più bassa così che i nostri microfoni a distanza di 1.000 miglia e oltre non intralcino e tutti possiamo pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E buona GMG a tutti i giovani del mondo e anche a voi che siete bravissimi. Grazie, grazie mille Daniele, grazie veramente a tutti e Marco. Spero che non mi sgridi, devo disubbidire, ma solo proprio 30 secondi. Non ho fatto vedere la prima pagina del giornale Gia, che pubblica la foto, ecco, dei confessionali, 50 confessionali che sono stati costruiti sempre da un architetto spagnolo. Ci tenevo a farla vedere. E poi dire anche ancora due cose. Seguiteci su Pop-Up, su Canta la Vita. Noi come progetto Pop-Up proponiamo ogni giornata la testimonianza al fondatore di una nuova comunità brasiliana, per conoscere un po', quindi non solo i piatti tipici, no? Ma anche conoscere i piatti tipici della chiesa brasiliana, passatemi il termine, quindi di una chiesa viva, missionaria. E quindi oggi abbiamo avuto la testimonianza dalla fondatrice della comunità Canção Nova, e quindi abbiamo voluto iniziare con lei anche perché ci occupiamo di comunicazione. Canção Nova è una comunità che ha proprio al centro del carisma la comunicazione, e quindi questo volevo ricordare. Scusate il ritardo. Come messaggio io faccio un augurio a me anche che sono qui al lavoro come tanti volontari, ecco, che tutte le persone che lavorano come volontari, quindi offrono il loro tempo, come anche Mariangela, come anche tutte le persone che non stiamo nominando, che lavorano con noi 24 ore su 24, non perdiamo mai di vista il senso di quella che è la GMG, e che abbiamo il tempo anche noi di vivere la GMG e di vivere il messaggio che Papa Francesco vorrà dare. Questo è il mio augurio per tutti. Grazie, grazie a tutti e proprio a Rush Finale ricordiamo l'intero programma che ci accompagnerà da domani proprio a tempo pieno fino al 28, programma che potrete trovare appunto sulle tre piattaforme su cui in qualche modo potremo ritrovarci tutti e in tanti, lo ricordiamo, www.popup.net, www.cantalavita.com e www. Pauline.it. Tutto questo lo troverete anche sulle nostre pagine. Ovviamente noi la GMG la vogliamo veramente vivere, non vogliamo restare a guardare, non vogliamo solo stare ad ascoltare. Sappiamo che è un'esperienza di grazia, crediamo che è un'esperienza di grazia che possiamo sperimentare anche dalla rete. Allora, già da domani mattina, ore 8:30, sarà online la preghiera del giorno, e per introdurci a questo momento di grazia e viverlo, poi proprio ritmando con la testimonianza del nuovo volto della Chiesa brasiliana alle 10:30, alle 15 il nostro collegamento Italia chiama Brasile, musica e fede alle ore 17 e alle ore 19, video catechesi in streaming. Vi aspettiamo tutti e ci daremo ogni giorno appuntamenti, ma questa GMG sia per tutti noi un tempo di grazia, fisicamente e dal web. Grazie a tutti e buon pomeriggio.